Ciao Vittorio, un caro saluto a te e a tutti gli amici del canale. Oggi ricorre il 43° anniversario dalla morte di Vincenzo Paparelli. Il 29 ottobre 1979, Vincenzo Paparelli, un meccanico di 33 anni, sua moglie Wanda e il fratello Angelo si recano allo Stadio Olimpico per poter seguire il derby Roma-Lazio. Angelo è un tifoso giallorosso, pertanto si ferma in curva sud, mentre Vincenzo e sua moglie Wanda proseguono per la curva nord. Alle ore 11:30 circa, mentre la coppia intenta a mangiare un panino, dalla curva sud un ultras giallorosso, Giovanni Fiorillo, lancia un razzo di segnalazione marittima che attraverso una traiettoria lineare compie un viaggio di 150 metri circa, terminando la sua corsa in un occhio del povero Vincenzo. Il tifoso biancoceleste morirà più tardi durante il trasporto in ospedale, lasciando oltre alla moglie Wanda anche i figli Gabriele e Marco. Giovanni Fiorillo verrà arrestato qualche giorno più tardi in latitanza in Svizzera. Insieme a lui verranno anche fermati Enrico Marcioni, un minorenne all'epoca dei fatti, e Marco Angelini, entrambi accusati di aver aiutato il Fiorillo a portare all'interno dello stadio i razzi, a chiara dimostrazione della volontà di voler compiere un eclatante gesto dimostrativo. La Corte di Cassazione, anni più tardi, condannerà a titolo definitivo Giovanni Fiorillo a 6 anni e 10 mesi per omicidio preterintenzionale e i suoi due complici a 4 anni e 6 mesi per complicità in omicidio. Purtroppo quello di Vincenzo Paparelli non è stato e non sarà nemmeno l'unica morte per colpa del calcio. Il 28 aprile 1963, infatti, muore Giuseppe Plaitano, un tifoso della Salernitana ucciso accidentalmente da un colpo di pistola partito da un agente di polizia che, insieme ad alcuni colleghi, stava cercando di sedare alcuni tafferugli scoppiati sulle tribune dello stadio durante l'incontro Salernitana-Potenza. Mentre il 29 gennaio del 1995 a Genova, fuori lo stadio Marassi, muore Vincenzo Claudio Spagnolo, ucciso con un fendente al cuore dall'ultras milanista Simone Barbaglia. L'11 novembre 2007 è ancora il tifo biancoceleste a dover piangere la perdita di un suo supporter. È Gabriele Sandri. Anche lui muore per un colpo di pistola accidentalmente partito da un agente di polizia che all'interno di un'area di servizio stava cercando di sedare una rissa. Gabriele si trovava nell'area di servizio in sosta durante il viaggio di trasferimento verso Milano perché avrebbe eseguito la trasferta laziale a Milano contro l'Inter. E in ultimo, in ordine cronologico, il 3 maggio del 2014 il tifoso napoletano Ciro Esposito muore mentre si reca allo Stadio Olimpico per poter vedere la finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina. Muore per mano di Daniele De Santis, un tifoso romanista che nemmeno c'entrava nulla con quella partita. La violenza negli stadi è veramente un problema che deve essere combattuto. Secondo gli studi si basano su tre fattori, le motivazioni che portano violenza negli stadi: un motivo politico, uno sociale ed uno psicologico. Il motivo politico affonda le radici alla fine degli anni 60, quando una gioventù in cerca di identità era facilmente, diciamo, influenzabile dalle correnti politiche estremiste di destra e di sinistra. Politiche che sono entrate poi all'interno anche delle curve, caratterizzando la tifoseria di molte squadre, specialmente quelle all'interno della stessa città che paradossalmente e in maniera equa si suddividevano anche da un punto di vista politico. E pertanto a esacerbare uno scontro già aspro per la supremazia cittadina arrivavano anche motivazioni politiche. Fattore sociale, dovuto alla frustrazione e al disadattamento di parecchie persone che frequentano lo stadio e che cercano di nutrire il proprio ego, la propria autostima attraverso i successi della propria squadra del cuore. Sono le stesse persone che tentano sempre di dare una giustificazione a fattori esterni per una sconfitta e che non ammettono mai che la sconfitta stessa può dipendere da un errore che ha commesso la propria squadra o dalla superiorità dell'avversario. Una narrativa che spesso trova anche complicità in alcuni dirigenti, allenatori e giocatori che tendono sempre a dare giustificazioni e mai ad affrontare di petto la situazione e dire la realtà quella che è. E in tale frangente non è difficile riscontrare episodi di violenza verbale o fisica, come quella che è successa ad esempio a Pisa in un campo di allievi provinciali, dove un genitore ha afferrato per il collo un ragazzo di 15 anni e sferrato un pugno in faccia ad un altro giocatore di 15 anni. Sono sicuramente episodi che vanno sottolineati e vanno stigmatizzati. In ultimo, l'aspetto psicologico, che si traduce nella deindividualizzazione o nel conformismo.
ovvero due fenomeni che tendono a smaterializzare, il primo a smaterializzare una persona che tende a confondersi all'interno di un gruppo, in maniera tale che sa perfettamente che se anche compie un gesto di violenza o contrario alla legge, difficilmente potrebbe essere rintracciato perché appartenente ad un gruppo, e il gruppo lo maschera e lo nasconde. Mentre il conformismo è quel fenomeno che tende a un individuo a prendere gli stessi comportamenti e atteggiamenti che ha un gruppo pur di farne parte. È da lì che nascono, per esempio, i cori razziali o i cori di discriminazione sociale che purtroppo ancora oggi riempiono i nostri stadi. E io mi auguro che in questa ricorrenza, visto e considerato che domenica vi è una partita che doveva essere festeggiata soprattutto dai tifosi che idealmente avrebbero abbracciato la squadra dopo l'impresa di Bergamo, è bruttissimo sentire che il Viminale considera la partita Lazio-Salernitana come una partita da bollino rosso e quindi che i tifosi della squadra di Salerno potranno venire solamente attraverso dei controlli che sembrano veramente a livello di schedatura giudiziaria. Mi auguro veramente che la società in questa occasione colga l'occasione soprattutto per poter compiere un gesto importante commemorando la memoria di Vincenzo Paparelli, soprattutto cercando di fare qualche cosa per ripristinare quella lapide che i lavori di ristrutturazione dello stadio per i Mondiali d'Italia 90 hanno portato via dalla curva nord e che era da monito a chiunque avesse voluto compiere eventuali gesti di violenza all'interno dello stadio. Politica e altre problematiche devono restare fuori dallo sport, perché lo sport è sinonimo di aggregazione. Anche le Olimpiadi furono create per fermare la guerra e a quel tempo la guerra era una necessità di sopravvivenza, era una ragione di sopravvivenza. Oggi non lo è più e dobbiamo cercare tutti quanti di portare via la violenza dagli stadi. Non voglio andare oltre perché penso che ognuno di voi abbia una coscienza e questo piccolo video può risvegliare questa coscienza e ognuno di voi sa quello che deve fare all'interno del proprio piccolo per poter portare una piccola molichina di pane affinché certi episodi non accadano più. Io non ho nient'altro da aggiungere, aspetto i vostri spunti all'interno della sezione dei commenti di questo video e vi ringrazio per tutti i commenti di apprezzamento che avete fatto finora al canale. Vi ricordo come sempre di mettere il like per far crescere il canale di Vittorio e vi aspetto tutti al prossimo approfondimento. E un ricordo sempre sincero per Vincenzo Paparelli, che resta sempre nei nostri cuori, che possa la sua anima riposare in pace. Ciao a tutti.